Valentino non è mai stata la mia festività preferita. Sarà perché non l'ho mai festeggiata, ma sicuramente l'ho sempre vissuta come l'ulteriore, inutile festività dannosa per l'ambiente e estremamente consumistica. C'è però chi ha voglia di festeggiarlo, quindi noi non vogliamo smorzare gli entusiasmi di nessuno, ma abbiamo 5 consigli per renderla quanto più sostenibile possibile. Consiglio numero 1: regalate piante, non fiori. I fiori dopo 2-3 giorni muoiono e devono essere eliminati, devono essere buttati ed è un peccato. Una bella pianta invece è anche sinonimo di cura ed è anche un regalo in qualche modo simbolico con cui si vuole esprimere la volontà di prendersi cura dell'altro. Consiglio numero 2, in realtà è in connessione con il primo, quindi regalare un albero su Tridom. Cioè, in realtà ci sono tante altre applicazioni, altri siti che fanno questo tipo di lavoro ed è molto bello, quindi si regala, si pianta un albero. Potete regalare un albero di cacao che è anche afrodisiaco, quindi così un simbolo doppio, duplice. Consiglio numero 3, cucinate qualcosa, ad esempio cioccolatini, senza comprare quelli industriali, quelli confezionati, che oltre ad essere particolarmente cari, sono anche uno spreco inutile di plastica. Ad esempio, una scatola di cioccolatini comune, in cui sono contenuti una decina di cioccolatini, lo spreco di plastica è indecente. Basti pensare che ciascun cioccolatino è avvolto in una o anche due strati, in uno o anche due strati di plastica. Ogni cioccolatino è inserito tutti i cioccolatini sono inseriti in un vassoio di plastica, vassoio contenuto all'interno di una box di carta plastificata che è sigillata da un ulteriore velo di plastica, quindi veramente inutile. Si possono tranquillamente preparare in casa anche vegani. Ho una ricetta super buona che ho sperimentato varie volte, che ho regalato a me stessa nei momenti di necessità. È molto semplice, in realtà bastano 3 cucchiai di olio di cocco, 2 cucchiai di cacao amaro, un cucchiaio di sciroppo d'acero o d'agave e basta. Quindi mescolate tutti questi ingredientini, li versate dentro gli stampini di cioccolatini e li fate indurire, rapprendere, ecco. E ottimi, ecosostenibili, vegani e anche economici. Consiglio numero 4. Consiglio numero 4, preferite intimo ecosostenibile. Indossate intimo ecosostenibile. Ci sono tanti brand che fanno attenzione appunto all'impatto che hanno a livello ambientale, ma anche a livello proprio personale, tant'è vero che utilizzano delle fibre, dei tessuti naturali che oltre a far bene all'ambiente sono anche molto delicati sulla pelle, quindi assolutamente da preferire. Io adoro un brand danese che si chiama Under Protection e alla fine anche abbastanza, non dico economico, però assolutamente dei prezzi accessibili. Basterà acquistare pochi pezzi che durano, non voglio dire per tutta la vita, però sicuramente di più rispetto all'intimo più commerciale. E ultimo consiglio, ma fondamentale, è preferire profilattici e lubrificanti ecologici e vegan. Ce ne sono tanti in commercio, il prezzo è esattamente lo stesso. E nulla, questo è un regalo che fate a voi stessi e all'ambiente, per il vostro piacere e quello del luogo che ci ospita.